in questo carinissimo posto stile baita a Ravascletto. Sto studiando la mappa per decidere cosa fare domani, con un bicchiere di buon tokai friulano e poi polenta e goulash. Un fresco risveglio dalla mia tenda a Ravascletto in Friuli, ai piedi dello Zoncolan, nota vetta per il ciclismo. E prima che il sole scavalchi anche le altre vette carniche, mi dirigo da tutt'altra parte, a Forni di Sopra. E le cime che la sovrastano sono quelle delle Dolomiti friulane, il gruppo dolomitico più ad est e più inesplorato di questo bene naturalistico che è patrimonio UNESCO. Quale modo migliore di cominciare la giornata con un dislivello di 1000 metri, così secco, senza indugi. Oggi mi dedico all'esplorazione del parco delle Dolomiti friulane, quindi sono in pieno patrimonio UNESCO, un patrimonio naturale da preservare. Comincio questo sentiero che conduce prima al rifugio Giaff e poi farò un anello, dovrei riuscire a farlo in giornata, anche se appunto è un sentiero per esperti, molto impegnativo. Intanto sto nella frescura di questo sentiero nel bosco, ai piedi di questi massicci dolomitici, con tantissima acqua, tantissimi rigagnoli, tantissime piccole sorgenti che sbucano fuori dalla montagna e raggiungono il torrente vicino, che poi a sua volta raggiunge torrenti più grandi e poi i fiumi. Insomma, si capisce quanto l'acqua da queste parti modelli minuto dopo minuto la natura. Faccio già una prima pausa con cioccolata calda di fronte a me. Ascolta, di fronte a me le vette che devo raggiungere tra poco, si vede già una forcella e sono come una corte di pinnacoli che ti guardano anche con una certa tracotanza, dicendo: davvero vuoi sfidarci, questi ciclopi di calcare? Qua c'è il bivio che va ad un'altra forcella, la forcella Urtisiel, sentiero 361, invece io seguo il sentiero 342 che va alla forcella Cason. Intanto però ci sono degli squarci tra la vegetazione, dove si vede la vallata, dove invece c'è Forni di Sopra, che è bellissima. Qua si può fare anche un anello più breve, l'anello di Bianchi, e invece per i più esperti, anzi per gli espertissimi, mi hanno messo anche un po' di paura le persone al rifugio, però vabbè, sono sicuro che ce la farò, si fa il sentiero che sto facendo. C'è da fare molta attenzione perché, come vedete, si cammina praticamente sulla frana che viene giù da quella forcella lì, e quindi il terreno è estremamente friabile e dovete vedere bene dove mettere i piedi, perché i sassi chiaramente non sono stabili. Non so se l'immagine rende quanto è ripido questo versante. Di strada ce n'è ancora parecchie ed è tutta così. Il ritorno, il versante opposto, sarà analogo, addirittura ancora più scosceso. Nella forcella lì di fianco alla mia c'è appena stato un fragore tremendo di una frana. Non si vede il punto perché la forcella sta dietro queste cuspidi qua, ma si è sentito appunto il rumore del distaccamento e poi di tanti massi che rotolavano giù. È un suono davvero inquietante, e soprattutto pensare che è semplicemente la forcella di fianco a quella che sto risalendo io. Quindi fare molta attenzione. Tra l'altro c'è sempre un'ape che gira attorno all'obiettivo, ed è sempre più vicino il colonnato delle Dolomiti con questo loro abbraccio berniniano che mi stanno regalando. Non aspettatevi clemenza da queste vette aguzze, da questi versanti scoscesi e franosi, con frane che vi passano di fianco. Speriamo che non capitino proprio lungo il mio tracciato. Il sentiero è davvero per persone allenate, perché ogni due passi si suona praticamente un passo indietro, come camminare nelle sabbie del deserto. Bisogna stare attenti alle persone che stanno dietro, se ci sono, perché gli si possono far rotolare dei massi anche piuttosto grossi tra le gambe. Però il panorama che regala questa salita è mozzafiato. In questo momento ci sono le ombre che sui tanti pinnacoli, sui tanti torrioni di calcare, fanno emergere le scanalature con questo gioco di chiaro oscuro che neanche il più sapiente scultore greco saprebbe riprodurre. Un panneggio della natura da incorniciare. E poi si va su di là, direi che questa frana ci farà compagnia per un bel po'.
Ah, niente, qua ci si arrampica. Ci si arrampica proprio. Basta che reggo. Oddio. Meglio forse avere anche un casco per le cose che possono arrivare da sopra. Ok. Vai. Eccolo il valico. Ecco la cima della forcella. Vedo la vetta dall'altra parte, quindi direi che ci siamo. Ecco la cresta. Ecco la cresta. Guardo il panorama per la prima volta con voi. Spettacolo! Fantastico. Una soddisfazione incredibile. Il vuoto che vedete qua dietro è la forcella del casone che ho appena risalito su quella frana, e qua questi propilei, queste due colonne portano alla cresta, da cui si apre la arida ma magnifica vallata. Qua siamo a circa 2002, sono partito a 1000 metri sul livello del mare, con una corona di rocce che avvolge la vallata di Monfalcone di Forni, con il bivacco Marchi Granzotto, che adesso raggiungo perché poi da lì il sentiero mi porterà dietro a quest'altro massiccio, e poi da lì ci sarà un'altra forcella, un altro canalone. Canalone questo che ho percorso per risalire, che è stato parecchio impegnativo. Ma il peggio deve ancora venire. Ciao. Ciao. Sei venuto su? Io sono venuto su e adesso torniamo giù dall'altro. Voi avete fatto il contrario? No, noi veniamo da Padova. Ah, da Padova? Da Rifugio Padova. Ah, non è presente dove sia. Ma è il sentiero? Tosto. È ripido? Sì. Ma c'è, è sempre tutto ben segnato? Bisogna, in alcuni punti è un po' improvvisato perché non riuscivo a vedere, perché comunque è parecchio franato in alcuni punti, quindi si fa un po' fatica, si perde un po' la traccia del sentiero, diciamo, però ci sono ogni tanto i simboli, state molto attenti a dove sono e cercate di seguirli il più possibile. Però ho dovuto usare le braccia a volte per tirarmi su. 54 è quello che dovresti fare, che io sapevo che l'avevano chiuso, ma che diceva che alla fine proprio non c'è nessuna traccia, cioè bisogna proprio arrangiarsi e... Bene. In bocca al lupo. Adesso arriva il difficile.